troviamo nel finissaggio di Tintorie Ferraris di Gaglianico, provincia di Biella. Io sono amministratore delegato della stessa azienda. L'azienda è stata costruita da mio padre nel 1954 e quindi siamo sul territorio da quasi 55 anni. In questa azienda trattiamo sia filati che tessuti di tutte le fibre, di tutti i materiali, di tutti i substrati, dal puro lino al puro cashmere, e tra tinto tops, tinto rocca, tinto matassi e tinto pezza facciamo più o meno 55-60 mila kg al giorno. L'azienda è presente sul mercato da 55 anni, è gestita in parte da me e mio fratello e dai nipoti che sono il futuro, per cui abbiamo due nipoti in azienda che si occupano di amministrazione, una e l'altra di vedere quali sono i nuovi mercati, di affrontare nuovi mercati e di seguirli nel modo migliore. Beh, io credo che MCS siano le macchine più vecchie storicamente che noi abbiamo acquisito. Penso che la prima macchina MCS abbia più di 30 anni. Negli anni abbiamo sempre acquisito macchine MCS perché comunque abbiamo sempre avuto un ottimo rapporto e anche a livello qualitativo abbiamo sempre avuto delle certezze che i macchinari che acquisivamo sono sempre andati bene, non abbiamo mai avuto problemi. E ultimamente abbiamo comprato dei jigger, abbiamo comprato un mini jigger, abbiamo comprato delle macchine sotto pressione, abbiamo comprato un lavaggio continuo, per cui il nostro rapporto con l'MCS è un rapporto che dura da almeno 30 anni. Quindi la capacità di MCS è stata quella di darci dei macchinari molto versatili ed è per questo motivo che noi non abbiamo cambiato negli anni. Questa versatilità ha fatto sì che noi tingessimo in queste macchine quasi tutti i tipi di articoli, dalla porelane, dalla poliestere, le viscose, i cotoni, le versatilità, i nylon, le macchine con la loro versatilità possono essere facilmente modificabili cambiando solamente dei tubi, e quindi questo abbiamo potuto fare, i velluti da 700 grammi ai crepe o i fai da 200 grammi, ecco, quindi questo è stato molto vantaggioso per noi.